Era il tempo migliore, era il tempo peggiore. L'età della saggezza, l'età della follia. L'epoca della fede, l'epoca dell'incredulità. La stagione della luce, la stagione delle tenebre. La primavera della speranza e l'inverno della disperazione. Ogni cosa era dinanzi a noi, nulla era dinanzi a noi. Eravamo tutti in rotta per il paradiso e tutti in rotta per la direzione opposta. In breve, quegli anni erano così simili al nostro presente che alcune delle più alte autorità d'allora insistevano che se ne parlasse, in bene o in male, soltanto per superlativi. Sul trono d'Inghilterra sedevano un re dalla mascella imponente e una regina dal viso comune. Sul trono di Francia sedevano un re dalla mascella imponente e una regina dal viso armonioso. In entrambi i paesi, ai signori dello Stato che dispensavano i panni e i pesci, era chiaro più del cristallo che in generale ogni questione fosse già risolta allora e per sempre. Era l'anno di Nostro Signore, 1775. Charles Dickens.